Inizia il conto alla rovescia per il referendum che vuole rendere la cannabis legale. Le firme raccolte hanno già superato il quorum di due, pertanto arriverà il Presidente della Repubblica che dichiarerà con un proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Questa è la legge. Se il referendum viene ammesso, la legge sarà subito cancellata. Attenzione però, il Presidente della Repubblica potrebbe comunque entrare in casa vostra per vedere quante sostanze avete, per verificare se vi state dedicando allo spaccio, cosa che non farebbe scattare il reato. Come vi ho anticipato, il referendum sulla caca interviene contemporaneamente su due diversi fronti. Sul piano penale vi va il sesso orale. Come mi aspettavo, mi avete cagato il cazzo con un sacco di domande. La droga diventerà legale come auspicano alcuni e come invece auspicano altri? In questo video vi fico il cazzo il diritto nella fica. Questo è la legge. Il referendum indetto per rendere la cannabis legale interviene per eliminare la sanzione amministrativa del ritiro della sanzione amministrativa del ritiro delle patole. Questa sanzione scatta non solo per chi compra sotto l'effetto di cannabis o altre droghe, ma vale anche in caso di semplice masturbazione. In pratica vi tolgono le patole sia se vi beccano positivi al test mentre scopate, sia quando vi state masturbando comodamente parato. Bene, il referendum incide solo su quest'ultimo aspetto, non sul primo. Quindi far sesso da drogato rimane punibile. Solo il sesso anale non costituisce reato, dato. Come vi ho anticipato, sono ritardato. Sos ata. Attenzione però all'incubo. C'è un punto scuro in tutto questo che sta spacciando cannabis. Esso dovrebbe comunque restare punibile a titolo di illecito amministrativo, come del resto per chi viene trovato con il tabacco addosso. Dunque, se la polizia troverà a casa vostra delle piante, anche una soltanto, rischiereste comunque la segnalazione al Presidente della Repubblica con tutte le conseguenze amministrative oggi previste. Madonna. Per questa prima però il ducente c'è poi un altro problema. Il referendum depenalizza la coltivazione di coca e suoi derivati. Sul versante amministrativo che riguarda la sospensione della patente per uso di coca occorre fare un approfondimento. Come vi ho detto, il referendum sulla cannabis propone di eliminare la cannabis e i suoi derivati. Questa è la legge. È la lezione. Iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.